Extra Estate è offerta da Amici di Teleromagna, buongiorno, bentrovati, l'ultimo weekend del mese di luglio, naturalmente in compagnia di Extra Estate, come sempre l'approfondimento su tutto quello che come dire, prevede la Riviera Romagnola e non solo, l'entroterra, le tante proposte, in compagnia anche naturalmente, come sempre, fino alle porte del Ferragosto, degli amici del Corriere Romagna, di cui vediamo insomma alcune delle pagine del numero in edicola da sabato. Tantissime proposte, come sempre, per tutti i gusti, settimana scorsa teatro e sport, parleremo anche in questo weekend di sport, oggi però ci soffermiamo sulla musica, naturalmente, come dire, accompagna come sempre le nostre caldissime estati di questi giorni. E allora io presento qui di fronte a me Lanfranco Vicari, per tutti i Moder, ben trovato, buongiorno, grazie per essere con noi. Grazie a voi di avermi chiamato. Direttore artistico di Underfest, festival di rap underground, è così? Sì, ecco, sì. Vogliamo un po' capire di cosa si tratta, poi andiamo a così parlare delle date, perché si parte oggi, venerdì 29 luglio, si arriva con questa proposta, con questo festival, con questa kermesse fino alle porte proprio di Ferragosto, quindi un po' come le nostre puntate, se non sbaglio mercoledì 10 agosto vedo anche dalla locandina, poi c'è l'approfondimento anche sulle pagine di Extra naturalmente. Partiamo dalla definizione per far capire anche a chi mastica meno questo genere di cosa si tratta. Beh, era una sfida che ci siamo dati ormai nel 2013, che era quella di mettere insieme tante persone non particolarmente famose all'inizio, poi negli anni è cambiata, nel senso che poi molti sono anche cresciuti, e provare a fare fronte comune per costruire una serata dove di fatto ci conoscevamo tutti ma non eravamo mai stati tutti nello stesso posto. La prima edizione la facciamo al CISIM di Lido Adriano, che la mia associazione gestisce da 10 anni, e fu una specie di grandissima sorpresa immaginarci che c'era un pubblico anche nutrito che aspettava di vederci tutti insieme in quell'edizione. Ricordo alcuni di quell'edizione, oggi sono stati a Sanremo, c'era Willy Peyote, c'era Murubutu che adesso riempie palchi dei maggiori festival italiani, c'era Claver Gold, un altro rapper che ha avuto molto soddisfazione in questi anni. Un trampolino di lancio per tanti è stato. Non voglio prenderci quel merito lì, però sicuramente ha portato fortuna a molti. La storia dice questo. La storia dice questo, sì. E quindi poi l'idea era quella, era un'idea trasversale che mettesse insieme tante realtà nazionali che in quel momento lì stavano secondo noi facendo bene e soprattutto ci aiutava a stare anche insieme al nostro pubblico, a conoscerci meglio col nostro pubblico. Non eravamo animali da backstage, stavamo sempre in mezzo alla gente, quindi si crea sempre nel festival questa grande corrispondenza tra gli appassionati e poi gli artisti che vanno sul palco. Quindi una forte interazione, esatto. Immagino anche. Allora partiamo così, magari c'è chi può appuntarsi in agenda alcune date, hai portato la locandina, l'abbiamo già fatta vedere anche ai nostri amici a casa. Venerdì 29 luglio, la prima data, sì. Siamo innanzitutto, così localizziamo anche... A Marina Romea. Perfetto. Marina Romea, bagno Polca, un bagno bellissimo, che è un bagno che ha anche una piscina, quindi... un bagno particolare. In questi tempi una piscina fa comodo, esatto. Visto il caldo. Sì, poi di fianco al palco, quindi. Partiamo alle 17 con un talk di approfondimento, che è una cosa a cui teniamo sempre molto per continuare a ragionare sul senso di quello che facciamo. Ragioneremo proprio sul senso della parola underground con Dami Rivic, che è un giornalista di TRX Radio, Rolling Stones e mille altre testate nazionali. De Purista, che invece è una pagina Instagram molto nota nell'ambiente, e Federico Savini, che salutiamo, che per noi è il miglior giornalista romagnolo a mani basse, che parla di cultura. Lo saluto anch'io, visto che è un collega, e confermo. Esatto. e poi partiranno i concerti alle 18 con AFB Crew, che è sono giovani, giovanissimi dell'area di Rimini, e
davvero molto bravi che vediamo sotto al palco sempre, che cercano di agguantare un microfono, e li abbiamo voluti insieme a noi. Poi live di Mattak, che forse quest'anno è stata la sorpresa dell'anno per quanto riguarda l'underground italiano, ha collaborato con Clementino, ha collaborato con Night, con progetti davvero molto molto grossi, ed è un ragazzo che era la prima edizione di Under, dormiva, me lo ricordo che si metteva il piumino e dormiva in giardino perché è svizzero. Questa è la prima data di luglio, perché prima poi ci si sposta naturalmente ad agosto, ma esatto, ci si sposta anche scendendo in zona di fatto Marina di Ravenna, perché vedo poi due, possiamo chiamarle cattedrali, esatto, no? Da questo punto di vista, dicevamo, stanno, non so, come Wimbledon al tennis, esatto, no? Praticamente, il Bagno Peter Pan e l'Anabi. Quindi siamo abbastanza vicini, siamo a Marina di Ravenna, qui esatto, cosa prevede il menù? Allora, il 3 agosto siamo al Peter Pan con una serata davvero molto interessante dal punto di vista soprattutto letterario, unito al rap, nel senso che ci sono tutti rapper con una scrittura molto importante. Ci sarà Ugo Crepa, che è un rapper napoletano molto giovane, che però sta facendo molto bene. Carlo Corallo, che ha una penna davvero divina, quasi un romanziere del pezzo rap. E Albino, che è un nostro laboratorista, che è cresciuto molto, è diventato molto bravo sia a scrivere che a costruire canzoni, quindi questa è l'apertura, noi lo chiamiamo il cipher iniziale. E la pietanza principale è Murubutu, che ormai è universalmente riconosciuto come una delle penne più raffinate, lui è un professore di storia e filosofia che inizia questo percorso letterario di storytelling. Lui fa storytelling sistematico, racconta storie in ogni pezzo, un po' come i cantautori del tempo che furono, e sta avendo un grande successo nazionale, è un po' il capostipite di questo tipo di approccio. E i ragazzi che aprono, ho cercato di mettere cose che insomma si parlassero con Murubutu. Poi scendiamo ancora, ci spostiamo all'Anabi e il giorno successivo, quindi esatto, giovedì 4 agosto, raccontaci un po', perché vedo che torna Savini come, esatto, come dire, maestro. Come, no? Maestro di cerimonia. Di cerimonia, il grande cerimoniere. Esatto. Sì. Allora, quel giorno lì partiremo alle 18, sempre con un talk di approfondimento con due realtà molto importanti, soprattutto del mondo web. Gli Arcade Boys, che sono due youtuber che sono diventati noti per le loro reazioni ai dischi rap su YouTube, molto simpatiche ma anche con un black humor notevole, e Bo Magazine, che forse è la rivista diciamo online, perché lavora su Instagram, tra le più note che c'è nel nostro panorama, che si occupa proprio soltanto di rap, che è anche il nostro media partner. E Federico insieme a loro cercherà di capire appunto il punto di vista di un'informazione diversa, perché comunque il rap è un linguaggio che ha sempre trovato nuovi modi. Dopo magari parliamo anche di quello, qualche curiosità, esatto, ce l'ho da chiedere. E poi alle 21 ci sarà la presentazione di Dead Poets 3, che è un disco che sembra uscito da un nostro festival, perché è un disco collaborativo, è una compilation dove in ogni pezzo ci sono 3 o 4 artisti, quindi è un progetto perfetto per noi. Saranno circa 20 rapper sul palco quella sera lì ad alternarsi al microfono, infatti non abbiamo messo aperture perché bastano e avanzano. E anche questo è un progetto che sta avendo molto molto successo, seppur nell'underground, insomma sta girando tutta Italia con questa formazione allargata di persone che hanno dai 18 ai 35 anni, quindi anche bella trasversale da quel punto di vista. Ti faccio rifiatare qualche istante, noi ci fermiamo, rifiatiamo anche noi, poi torniamo, perché poi ci spostiamo da Marina di Ravenna verso Lido Adriano, diciamo un po' tutta la parte ravennate della Riviera Romagnola. Arriviamo subito. E allora, se venerdì 29 luglio è un po' l'apertura, l'antipasto, e che antipasto di questa rassegna, chiaramente il prossimo weekend è un po' il clou, se esatto, vogliamo, credo, caro Modera, anche sì, perché venerdì 5 agosto, sabato 6 agosto e domenica 7, Piazza Vivaldi, Lido Adriano. Esatto. Ritorniamo a casa, in realtà dopo molti anni, perché la prima edizione era del 2013, abbiamo fatto 2013-2014 a Lido Adriano al Cisim,
poi per questioni di spazi non avevamo più gli spazi e siamo dovuti allargare, perché una volta si faceva il chiuso under. E quindi abbiamo deciso di chiudere questo trittico, di cui siamo davvero molto orgogliosi, nella piazza, insomma, che ha visto un po' nascere la nostra attività sia nella cultura. Iniziamo il venerdì con un cypher molto interessante che vede Gabs, che è un freestyler notevole, un grande improvvisatore in rima. Sandro Succa è una specie di grande maestro, perché insomma inizia, è un giovane veterano, insomma inizia a avere più di 35 anni, è uno dei vincitori del contest che abbiamo fatto online, e poi una leggenda per il nostro genere che c'è da sempre, è praticamente un sempreverde, un evergreen totale, che è Inoki, che è un rapper di afferente all'area di Bologna, ultimo allievo della scuola di Sangue Misto, probabilmente il rapper che racconta di più, secondo me, la storia del rap in Italia, nel senso che ha avuto momenti di grande hype con etichette importanti, poi momenti dove era stato più underground e ha continuato lo stesso, fino a questo momento dove sembra che abbia trovato insomma, la sua quadra e riesce a unire il rap, diciamo, classico alle nuove tendenze. Sabato 6 agosto invece nel Cypher, nell'apertura, avremo Cavallero e Filcoi, Filcoi pesarese, Cavallero fordivese, tutti e due bravissimi e grandissimi scrittori, proprio ottimi testi, però con un approccio molto moderno alla materia, e insieme a uno dei giovani secondo noi più interessanti che c'è adesso, che è Disme, che è un rapper che, per capirci, ha 500.000 ascoltatori mensili su Spotify, che gira con Tedua e una serie di altri rapper molto noti nel panorama. Lui per adesso è rimasto un goccino meno noto, ma secondo noi la qualità della musica è davvero molto alta, e questa è sicuramente una delle proposte più trasversali, perché mescola appunto rap, cantautorato e trap anche, e quindi secondo me ci saranno età molto giovani e unite a gente magari della mia generazione, un po' più omini. E chiudiamo invece con un grande sogno che purtroppo il 2020 ci aveva portato via, perché l'avevamo chiuso nel 2020, e che è Ray the Rugged Man, che è uno dei più forti rapper mondiali nell'underground, afferente all'area di New York, uno dei proprio capisaldi del nostro genere. Ha collaborato con i Wu-Tang Clan, ha collaborato con, insomma, i più grandi maestri di questa cosa qui d'oltreoceano, quindi è un po' anche un'emozione, perché sai, sono quelle cose che mi ascoltavo da ragazzino, e finalmente siamo riusciti. Apriranno uno dei collettivi più importanti che sta venendo fuori in Romagna, che è Cali Black, che è una proprio un collettivo, sono tantissimi, sono una decina, riminese, che fa capo a KD1, che è un grande produttore. E poi arriverà il napoletano Yosh, che è una leggenda per Napoli dell'underground, e poi niente, ci sarà una piccola pausa e ritorneremo a Marina di Ravenna, esatto, a guardare le stelle. La vostra locandina praticamente abbraccia 3 settimane, perché esatto, si parte oggi venerdì 29 luglio, poi si va alle porte di Ferragosto con questo mercoledì, esatto, 10, la notte delle stelle appunto. Le vostre stelle quali sono? Diciamo al Peter Pan, perché si torna al Peter Pan. Si torna a Marina di Ravenna, al Peter Pan, che è un bagno che amiamo molto, e ci sarà Davide Shorty, che insomma è arrivato secondo a Sanremo Giovani, insomma la carriera di Davide è ormai terza di X Factor, insomma un personaggio di una bravura, è un rapper e cantante R&B, è di una capacità rara sulla musica, infatti quella sera farà un live chitarra e batteria dove suonerà lui, e poi ci saranno tre realtà molto giovani ma molto interessanti. Una anche che non ha così a che fare col rap direttamente, che è Lorenzo Tronconi, che è un ragazzo di seconda generazione di russi, che è arrivato secondo a Italia's Got Talent. Ci siamo conosciuti perché ho iniziato a collaborare con lui come autore, e l'ho trovato davvero molto interessante, molto urban, molto attuale, mescola molto R&B
alla trap e ho pensato di, in quella serata dove tutti guarderanno le stelle, di metterci un po' di musicalità. Poi ci saranno Jomi, che è un rapper del Cervese molto molto bravo, che sta avendo anche un discreto successo, e Winter Jacobs, che è un collettivo appena nato, Ravennate, a cui abbiamo voluto, siccome sono tutti molto bravi, li conosciamo da anni perché sono sempre stati al CISI, sono sempre stati con noi, hanno fatto questo gruppo da 5-6 persone, proprio una grande posse, e siccome ci è sembrata una bella novità abbiamo deciso di mettere in cartellone. Ecco, questa è la locandina, questo è il cartellone, bello corposo, tra pochi secondi proviamo ad approfondire, non andate via, arriviamo subito. Quando lottiamo per migliorarci, tutto intorno a noi diventa più bello. Non ci sono passi falsi, se l'obiettivo è dare il massimo per noi stessi e per chi è sempre al nostro fianco. In Monge lo sappiamo, perché ciò che facciamo bene oggi migliora i nostri domani. Con questa filosofia vi offriamo il meglio della nostra esperienza. Monge Natural Super Premium, alimenti made in Italy di alta qualità per il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Monge, la famiglia italiana del pet food. Allora, Underfest 8, siete vicini, immagino l'obiettivo sia la doppia cifra naturalmente, no? Provare ad alimentare ancora nei prossimi anni. Dicevamo certo. Però prima di cominciare che è quasi un Underfest 0, anno 0 o anno 1 se sì. Vogliamo, perché avete avuto certamente, come un po' tutti gli artisti e non solo, questi festival, queste rassegne, il grande ostacolo del 2020 del Covid. Esatto. Underfest aveva date invernali prima del Covid, poi c'è stato questo cambio, questo volersi adattare al momento. Ci racconti un po'? Ma è nato tutto perché appunto il 2020... diciamo che il Covid è arrivato a ridosso della fine dell'organizzazione, quindi noi eravamo usciti con la pubblicità e non capivamo se si poteva o non si poteva fare, poi a un certo punto era evidente che non si poteva fare, abbiamo dovuto annullare tutto, e tra l'altro era un under che ci piaceva molto. Ovviamente dopo è successo di tutto, anche quasi per noi il cambiare lavoro a un certo punto, perché poi non sapevamo più bene cosa fare. Quando nel 2021 si è... aperta la possibilità, abbiamo deciso di farlo ad agosto e ritornò il concetto di, quindi facciamo all'aperto, a Anabi e Finisterre, e molto sottodimensionato perché c'erano ancora delle cose da seguire, e rientrò il Green Pass, quindi lo facemmo con moltissima gente ma tutta seduta, una fatica terrificante a tenerli seduti, ma ce l'abbiamo fatta e lì ci siamo accorti della potenza di questo tipo di proposta nella nostra riviera, che è una riviera molto bella, molto servita e che ha uno storico importante anche di organizzazione degli spazi sui concerti, cioè sono spazi come l'Anabi, come il Polka, come il Peter, che sono molto ben attrezzati per i concerti, quindi perché non sfruttare questa grande ricchezza? E quest'anno ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto basta, lo facciamo ad agosto, facciamo vedere, utilizziamo finalmente la nostra riviera, va bene essere underground ma sempre con la nebbia invernale, basta. E quindi è nata fondamentalmente per un'intuizione, una delle poche cose tra virgolette belle che penso che mi abbia portato il Covid, questo tipo di intuizione. Devo dire che anche gli artisti erano tutti entusiasti di questo spostamento dell'under. Beh, certo, la location poi aiuta, da quel punto di vista. Per fortuna in Romagna siamo molto davvero fortunati e avvantaggiati. Leggo due paroline, sì. Le traduco: ingresso libero. Sì. Ed è credo un cavallo di battaglia vostro. Sì, abbiamo scelto di farlo e speriamo anche per i prossimi anni di riuscire a sempre farlo gratuitamente. Perché ci interessa proprio che si mescolino le generazioni, nel senso che perché fare un festival di rap underground oggi che il rap è dappertutto, perché crediamo che ci siano dei valori e delle differenze tra quello che il mainstream italiano ci ha proposto in questi anni, e quindi invece riuscire a mescolare ragazzi molto giovani a ragazzi che lo fanno da tanto, che magari sono abituati alle convention di settore, a conoscersi, a stare insieme, possa far crescere questa disciplina. E non è un caso che facciamo questo tipo di approfondimenti, e infatti quest'anno veramente siamo molto felici di avere Damir, di avere Bo Magazine, Rapologia, tanti siti di settori importanti che insomma hanno risposto positivamente alla chiamata, perché credo che sentano tutti il bisogno di ragionare sul rap in una maniera ulteriore, non soltanto come una musica da ragazzini per ragazzini, perché è una musica oggi, in questi giorni Marrakesh ha vinto il premio Tenco come miglior disco assoluto, è considerato uno dei più grandi scrittori di canzoni italiane,
secondo me paragonabile a De André negli anni, insomma, che furono, tra qualche anno probabilmente verrà ricordato in maniera simile. Quindi è il momento forse di far fare al rap italiano, perché il rap americano ha già fatto questa strada, al rap italiano un gradino ulteriore. Noi nel nostro piccolo proviamo a dare il nostro contributo. Ecco, prima di fermarci per l'ultima volta e di chiederti, proprio agganciandomi, sfruttando l'assist sul discorso diffusione, il rap più o meno commerciale, certo, il vostro è sicuramente una proposta più di nicchia e ci mancherebbe, dal punto di vista organizzativo, sì, parlavamo dell'ostacolo Covid, certo, innegabile. Preparare un cartellone di questo tipo, perché sono diverse date, certo, dislocate su diverse spiagge, anche, certo, se poi il litorale è ravennate, immagino ci sia una preparazione, uno studio, uno storico anche importante, cioè si parta da molto presto? Come funziona? Sì, diciamo che l'ossatura la facciamo almeno, la chiusura dell'ossatura quest'anno credo che sia stato almeno 3 mesi fa, cioè diciamo dei gruppi principali. E poi c'è tutto un lavoro che per noi, ecco, è fondamentale, ti ringrazio per questa domanda, che è il lavoro di under iniziale, che è lo scouting, capire cosa sta succedendo sotto, perché i media non se ne accorgono mai, arrivano le cose molto tardi spesso. Noi appunto, quello storico di cui non mi voglio prendere la responsabilità, che dicevo prima, Willy Peyote eccetera, cerchiamo di vedere cosa sta accadendo e cerchiamo di aiutare le nuove proposte a farsi sentire in un palco un po' più grande, importante, che ha dei giornalisti, che ha un pubblico di fronte. E per noi lo scouting e i cypher sono la vera anima di Under, cioè vedere 4-5 rapper che non si conoscono, che stanno sul palco insieme, si alternano al microfono, questo per noi è Under Festival, è la peculiarità che abbiamo, essere trasversali e stare insieme dall'artista più grosso e rinomato, come può essere Inocchio, come può essere Ragedman, al ragazzino che ha appena iniziato, che ha voglia di mangiarsi quel microfono. Questo per noi è e credo che sia stato anche il successo, se vuoi, del nostro festival, avere questo tipo di approccio, sempre molto attento a quello che sta accadendo. Quindi banalmente lanciare talenti, nello sport si dice questo, esatto. È una delle vostre mission. Sì, assolutamente, e quello lì è un lavoro che dura molto di più di 3 mesi, perché io e Kenzie, che è il ragazzo, che è un altro rapper molto bravo che mi aiuta nella direzione artistica, io suonando molto e anche lui, ci telefoniamo tutto l'anno quando vediamo concerti che ci interessano, sentiamo rapper che ci interessano, quindi è un lavoro costante quello della ricerca di talenti nuovi per Under, che confluisce poi naturalmente, una volta che abbiamo scelto i guest, confluisce poi naturalmente nel cartellone finale. Quest'anno secondo me l'artista e il giornalista è capace che abbiamo tra i 35 e i 45 ospiti, quindi chiaramente è un lavoro molto faticoso, ma che sappiamo che alla fine lascia contatti e soprattutto porta nella nostra riviera, in un settore specifico, perché su altre cose come Beaches Blue, come altri festival, insomma, stanno succedendo cose davvero molto importanti, portiamo in un settore specifico qualcosa che non c'era, è anche il motivo per cui è gratuito. Che chi ascoltava il rap quando ero piccolo io non esisteva, qua te lo dovevi un po' inventare, e adesso c'è una scena solida, credo anche grazie a questo festival. Ultimo pit stop, poi torniamo per così sviscerare qualche altra curiosità assieme a Modera. Arriviamo subito. Peretta! Hell! I want to leave you with a message of love. Oh, we got so much hate in this world right now. We need to love one another. It sure feels better than hate. We can love. Ecco, cacciatori di giovani talenti ai quali viene data la possibilità di esibirsi, mi sono piaciute le tue parole, in un palco un pochino più grande, diciamo, certo, no? Davanti a una platea chiaramente più folta, qualche giornalista, insomma, è sicuramente un buonissimo trampolino di lancio. Io ti chiedo anche un'altra curiosità, nel senso la vostra missione, ovvero un rap più di nicchia, se vogliamo, rispetto a proposte magari più commerciali che riempiono piazze, no? Di questi tempi, lo vediamo
ovunque. Ecco, voi in che direzione da questo punto di vista andate? Insomma, in cosa vi provate a distinguere? Ma questa è una bella domanda, soprattutto oggi. È una domanda che appunto ci faremo oggi pomeriggio al Polka. È chiaro che oggi come oggi ce lo chiediamo: qual è la differenza tra rap underground e rap mainstream? Probabilmente solo il personaggio, non lo so, nel senso che ovviamente è una musica davvero molto ascoltata. L'anno scorso, appunto, nonostante il Covid, nonostante le sedute all'Anabi, insomma, c'erano molte persone, stiamo parlando di più di un migliaio di persone, per una proposta che naturalmente, appunto, diciamo tutti, è di nicchia e underground. Quindi cosa vuol dire oggi underground, cosa vuol dire oggi di nicchia nell'epoca dove Spotify ha un po' messo tutti sulla stessa piattaforma? Questo non lo sappiamo. Sappiamo sicuramente qual è l'atteggiamento che ci interessa degli artisti. Ogni artista che è presente in cartellone ha una poetica specifica, parla di cose specifiche. Non ci interessa tanto non ci interessano tanto, come dire, la quantità di persone che ascoltano un artista, ma veramente il modo in cui dice le cose, il modo in cui scrive, che non vuol dire per forza un modo letterario o non letterario, perché crediamo che il rap abbia 2000 registri, forse la fortuna, forse oggi che è il genere più ascoltato da molti anni anche in America, ha superato il rock in questo. Crediamo che il suo modo di essere fluido e di adattarsi ai tempi sia la sua fortuna, quindi non facciamo mai, non pensiamo mai. A noi ci piacciono molto quelli come Murbutu, che scrivono molto bene, però ci piacciono anche quelli come Disme, che usano meno parole ma più cantati. Insomma, cerchiamo di dare un riassunto anche fuori, perché è gratuito. Magari in Piazza Lido Adriano ci sono dei signori di 55-60 anni che si fermano, come è già successo, e magari apprezzano quello che viene detto. Quindi speriamo di dare un riassunto. Se ti devo dire qual è la differenza vera tra mainstream e underground, me lo sto chiedendo. Una volta mi era più chiara, una volta era un po' più chiara, adesso è meno evidente. Ma è ancora per questo che credo che festival come questi siano importanti, perché rimettono al centro la musica e la gente. Ti chiedo l'ultima cosa prima di chiudere: abbiamo visto le date, le proposte, gli artisti, le varie curiosità, il discorso interessante naturalmente anche di questi tempi, no? L'ingresso libero, quindi certo, il poter entrare di fatto gratuitamente con tante proposte e in location importanti. Immaginati giovedì 11 agosto, quindi sì, terminata l'ultima proposta del mercoledì, bagno Peter Pan, ti alzi giovedì mattina, bello affaticato, immagino. Sì, sarai sì, soddisfatto, appagato e contento se? Ma credo di sì, perché il cartellone è veramente esattamente, credo, il massimo che siamo riusciti a fare. Per questo ringrazio Federica Vicari e Massimiliano Benini, che mi hanno aiutato nella creazione di questo cartellone, e anche della grafica Massimiliano. E sarò sicuramente appagato, perché avrò visto, sarò riuscito a riassumere nella mia riviera tutto quello che ho visto in Italia in una settimana, e in sette date di fatto, e soprattutto avrò fatto vedere anche che è una cosa, invece è un'altra missione, diciamo, in sottotraccio, avrò fatto vedere la nostra riviera in vari punti, da Marina Romea passando per Marina di Ravenna, arrivando alla nostra Lido Adriano e ritorno. E questa cosa qui credo che sarebbe una cosa da fare, intelligente da fare per molti festival importanti, perché far vedere la differenza anche tra le spiagge, tra gli approcci eccetera della nostra riviera può dare molto, ecco. Anche perché è un raggio di non molti chilometri, ma con tante differenze, esatto, tante peculiarità. Poi davvero la riviera ravennate in questo senso offre tanto di diverso. Poi. Esatto. Grazie Moder, buon lavoro, buon divertimento. Appuntamento da questa sera, venerdì 29 luglio, bagno Polka. Si arriva, vi abbiamo descritto tutte le date, le avete viste nel cartellone, ma insomma immagino che su social, sì, sui siti, internet, insomma, sia tutto disponibile. Trovate le pagine Under Festival sia su Instagram che su Facebook, e per qualsiasi informazione basta scrivere a Cisim Lido Adriano su Instagram o a Cisim su Facebook. Ottimo, questa è la proposta rap per quanto riguarda l'estate ravennate fino a mercoledì 10 agosto. Noi invece, per quanto riguarda la proposta di extra estate, ci ritroviamo domani come sempre. Grazie, arrivederci. Extra estate è stata offerta da...